Ciao a tutti, questo video sarà una piccola witchy haul. Le haul, come alcuni di voi sapranno, sono i video che vanno di moda ultimamente in cui le persone condividono i loro ultimi acquisti. E le witchy haul, cioè le haul stregose, sono quelle tipiche delle streghe in cui si condividono gli acquisti magici, stregonici e paganeggianti. Sono molto in voga negli Stati Uniti, in Inghilterra, insomma all'estero, qui in Italia un po' meno. Perciò ho pensato che era carino condividere questa idea. E quindi vado a mostrarvi alcune cose che ho comprato ultimamente. Allora, inizierei da quelle un po' più futili, ma neanche tanto. E quindi abbiamo questo braccialetto che ho preso su AliExpress. Non è un braccialetto fine a se stesso a scopi estetici, infatti è di ematite. L'ematite, come forse qualcuno saprà, è una pietra fantastica per quanto riguarda la concentrazione, il centramento e il radicamento. Quindi mi piace indossarla quando ho bisogno di stare molto concentrato su qualcosa e non devo stare con la testa fra le nuvole, insomma. Per questa sua qualità è consigliabile non indossarla 24 ore su 24, però quando serve è un aiuto davvero molto utile. Tra l'altro ha proprietà magnetiche, che è una cosa molto carina. E sempre su AliExpress ho preso anche questo ciondolo che raffigura un corvo. Credo sia ispirato al Trono di Spade, in cui i guardiani della notte si chiamano appunto corvi. E mi piaceva perché, come dissi nel mio primo video, il corvo è il mio animale di potere. E non ho mai avuto nulla che lo rappresentasse, quindi ho pensato che era ora. E siccome su AliExpress le cose costano poco, la spedizione è gratuita, ho pensato che fosse preferibile questa scelta piuttosto che andarlo a cercare in un negozio e pagarlo magari 10 volte tanto. Il lato brutto di AliExpress è che le cose ci mettono un mese ad arrivare, però poi bene o male arrivano sempre, quindi basta avere un po' di pazienza e ordinarle per tempo. Tra l'altro la spedizione è gratuita, quindi conviene economicamente. Poi, venendo alle cose un po' più inerenti alla pratica, ho trovato ultimamente questa bella bottiglia di forma molto tonda e cicciottella. Questa qui ho pensato fosse perfetta perché mi ricorda molto le bottiglie che si vedono nei videogiochi, nei giochi di ruolo fantasy, le classiche bottiglie del mana o della salute, sapete, quelle blu e rosse. E difatti con questo blu, con quest'acqua blu, somiglia molto alle pozioni del mana. In realtà questo liquido è la mia acqua di pace, di cui se volete posso parlarvi se non la conoscete, e già da un po' di tempo l'ho messa in bottiglia ed è sul mio altare pronta per essere agitata ogni volta che mi serve. Poi abbiamo una sostituzione che ho fatto recentemente, ossia il mio pendolo. Io da un po' di anni avevo un pendolo in quarzo ialino che funziona ancora, ce l'ho ancora, però purtroppo la punta si era scheggiata, così ho pensato di sostituirlo, in realtà di affiancarlo, con questo nuovo che è di ametista. Adesso voi lo vedete forse di un colore bluastro, in realtà è di un bel viola, come deve essere l'ametista, però presenta anche la punta trasparente in pratica. Del resto l'ametista a sua volta è sempre un quarzo, quindi mi piace perché è metà e metà, insomma, questo pendolo. È nuovo, di una pietra diversa, però a suo modo mi ricorda anche quello che già possedevo. Funziona esattamente come il precedente, quindi ho avuto fortuna, mi ci trovo bene, sono in sintonia con questo pendolino. Questo qui l'ho trovato proprio dove ho preso il precedente, ovvero a Napoli, in un negozio del Vomero che si chiama Surya, scritto Surja. Faccio pubblicità spudoratamente perché è un negozio fantastico, si trova in via Merliani, mi pare, e ha delle cose fantastiche, i prezzi non sono poi così alti, sono giusti secondo me per i cristalli e i gioielli. La donna che lo gestisce è fantastica, simpatica, competente, gentile, quindi se siete a Napoli e non conoscevate questo negozio, fateci un giro perché merita assolutamente. Poi, il prossimo acquisto è stato un affarone, sempre parlando di cristalli.
perché ho trovato su internet l'inserzione di un ragazzo che evidentemente doveva fare un po' di soldi e quindi ha pensato di vendere la sua collezione di cristalli. Però i soldi che ha fatto sto ragazzo, secondo me, sono pochissimi in rapporto al valore di questi cristalli. Perché? Per una spesa mia di 30 euro ho avuto 11 cristalli, 11 minerali. Alcuni sono piccoli, però per le dimensioni di alcuni il valore che ho pagato è assolutamente irrisorio. Adesso ve li mostro in ordine di grandezza per farvi rendere conto di ciò che sto dicendo. Comincio con questo piccolo corallo a forma di bastoncino o cornino, ricorda proprio i cornini napoletani. Io non ne ho mai avuto uno, né di corallo né di cornino, quindi adesso li ho tutti e due praticamente. Tra l'altro ha questo aggeggino qui che potrei sfruttare per trasformarlo in un ciondolo o in un portachiavi, non so. Però mi interessava il corallo come minerale e anche la forma del cornino. Magari potrebbe anche ricordare una fiammella vista così. Quindi, bellissimo. Poi il prossimo, altrettanto bello ma diverso, è questo bellissimo opale. Ora non so se si coglie la trasparenza, ha una leggera trasparenza, però quello che forse voi in video vedete di più sono i riflessi, le opalescenze appunto, sono una cosa fenomenale secondo me. Fantastico. È un brattato, quindi è molto liscio al tatto, fa molta scenografia, fa una bellissima figura, è bellissimo. E questa luce artificiale, possiamo solo immaginare, la luce che produce con la luce solare. Poi abbiamo un occhio di tigre, abbastanza comune come pietra, infatti ne avevo già uno, però è appena appena più grande questo. Ho pensato che non si hanno mai abbastanza occhi di tigre, quindi sono stato contento di beccare anche questo nella collezione. Ha delle striature come sempre molto interessanti e luminose. Bello anche questo. Crescendo con le dimensioni abbiamo una rosa del deserto, in realtà ne abbiamo due. E questa qui è molto più grande dell'altra. Ho scoperto poi in seguito che ne avevo già una. Che però fa parte dell'arredamento del mio soggiorno, apparteneva a mia madre. Ed è un minerale questo che io non conoscevo affatto. Difatti non ho ancora idea delle proprietà, se ne possiede, insomma. Però mi piace da matti proprio la conformazione di questo minerale. Ricorda veramente la forma di una rosa con tutti i suoi petali. Però al tatto è molto grezzo, ruvido. Questa qui ancora di più. Quindi è interessantissimo, credo che costino anche parecchio come minerale ad acquistarli in negozio o presso qualche mercatino magari. Quindi anche questo lo considero un affare. Poi, crescendo ancora con le dimensioni, un bellissimo quarzo arancio con queste piccole venature e inclusioni bianche, che credo siano sempre di quarzo, o forse di calcite, non sono sicuro. E sembra effettivamente un'arancia cristallizzata perché il colore è molto molto intenso e al tatto poi è particolarmente liscia nonostante sia un minerale grezzo. Quindi sono rimasto assolutamente affascinato da questa pietra. È bellissima, di dimensioni decisamente ragguardevoli per un quarzo pagato praticamente nulla. 11 cristalli 30 euro sarebbe meno di 3 euro a cristallo. E questo ancora nulla, vi faccio vedere i prossimi. Parlando di quarzo, questo bellissimo quarzo ialino grezzo, che la luce fa sembrare quasi azzurrino, ma in realtà è perfettamente bianco trasparente. Il quarzo ialino è un'altra pietra che non può mancare, non se ne hanno mai abbastanza, quindi quando ho saputo che c'era anche questo, ho detto ok, fantastico, ci voleva. Poi, questo è uno dei pezzi forti. Una magnifica fucsite, che si chiama fucsite, ma non so il perché, perché in realtà è verde, con delle venature argentate. Sposto un attimo questa, altrimenti la luce rovina tutto. Il colore verde non è particolarmente intenso, risalta quasi di più l'argento, però è una pietra assolutamente meravigliosa, anche questa bella grande.
E anche questa è una pietra che non conoscevo prima. Quindi sono ansioso di studiarmela e conoscere bene tutte le sue proprietà. Però anche solo esteticamente è davvero fantastica. Poi, dimenticavo una pietra più piccola, questo fantastico uovo burattato di labradorite. Labradorite presenta questi riflessi, non so se si vedono, queste opalescenze potremmo chiamarle, davvero fantastiche. Questa è meravigliosa, vedete? Una cosa assolutamente incredibile. Prima d'ora non sapevo perché la gente adorasse la labradorite, adesso lo so. È assolutamente fantastica, anche solo guardarla, cioè immaginate cos'è questa pietra quando uno fa meditazione. Cioè, meraviglioso. La forma ovale, fra l'altro, la rende perfetta per Ostara, per l'equinozio di primavera, questa va dritta sul mio altare. E tornando ai grezzi, questa magnifica e relativamente grande drusa di ametista, la luce qui la fa sembrare quasi, anzi, decisamente blu, ma in realtà ha un bellissimo colore viola. E fra l'altro presenta anche delle inclusioni di calcite. Quando ho visto questa, sono rimasto ancora più folgorato. La base è trasparente, un po' come accadeva nel mio pennolino. Quindi praticamente abbiamo tre colori: il bianco, il viola e il giallino della calcite. È un giallino molto pallido, qui sembra bianco, ma è un giallino. Questa qua è fra le mie preferite di questa collezione, forse fra tutti i pezzi che possiedo. Veramente, veramente bellissima. E la base qui è molto, molto grezza. Credo venisse da un geode questa qua, o comunque da una venatura di roccia da cui è stata staccata direttamente. E parlando di geode, abbiamo il pezzone forte della collezione, cioè questo grosso, grasso geode di Agata, che all'interno presenta ovviamente tutta la sua composizione di quarzo. È una cosa incredibile questo qui. A detta del ragazzo che me l'ha venduto, solo il geode costava 30 euro, ma io non ci credo assolutamente. 30 euro non si trova un geode di queste dimensioni, neanche riesco a farvelo vedere intero, è incredibile. Non si trova a 30 euro una pietrona di questo genere, così bella fra l'altro. Ha un colore marrone con delle venature vagamente azzurrine, che la luce fa risaltare molto in questo caso. È una cosa incredibile, la sezione è perfetta. Difatti, guardate il riflesso poi della fetta di Agata. L'interno è meraviglioso, scavato quasi fino in fondo. Il colore terreno e questa apertura la rendono quasi, non lo so, somiglia proprio al grembo terrestre. Immaginate una meditazione fatta con questo geode di Agata. Oppure immaginate in che modo magnifico si può caricare un oggetto piazzandolo qui dentro. Cioè, sono rimasto senza parole quando ho visto questa. Avrei pagato volentieri 30 euro solo per questa, magari anche di più. L'esterno, ovviamente, essendo geode, è assolutamente grezzo. L'origine è basaltica o vulcanica, ma io ancora non ci credo. Cioè, guardate, è incredibile. Liscissima la sezione. Cioè, questo qui anche solo come pezzo di arredamento è fantastico. Se invece lo si considera nella pratica, oppure proprio per la passione per i minerali, è una cosa meravigliosa. Ancora non riesco a credere di aver fatto questo colpaccio, questo affarone. Qui, ripeto, tutti questi cristalli che abbiamo visto, 30 euro in blocco. Se me lo raccontano, non ci credono. Cioè, è assurdo. Ora, passando invece a un altro acquisto, di recente ho avuto bisogno di un nuovo calice e quindi ho fatto un po' un giretto su internet, stavo considerando da un po' di prenderne uno molto semplice, magari riciclare un vecchio bicchiere da vino, poi ho detto, vabbè, se ne trovo uno carino faccio la spesa e lo prendo. E ho trovato su Amazon
un calice che forse anche voi avete visto su internet, quello lì con l'uomo verde. Ce ne sono un paio di versioni. Quella a cui mi riferisco è quella di Design Toscano, si chiama. E mi piaceva, però se andate a cercarvelo su internet vedete che ha questo sguardo un po' strabuzzato, uno sguardo quasi cattivo, inquietante. E mi sono detto no, mi piace come è fatto, però mi mette ansia questo calice. Quindi, spulciando un altro po' la rete, ho scoperto che c'era la sua variante femminile. Il che, trattandosi di un calice, è fantastico, perché il calice, o la coppa, insomma, è uno strumento molto associato all'acqua e quindi agli elementi femminili. E quando l'ho visto ho detto ok, prendo questo. L'ho trovato su Amazon con spedizione gratuita. Il costo è una trentina d'euro. Ed è questo qua. Non riuscirò mai a farvelo vedere intero. Si chiama Green Woman Chalice, oppure Goblet. È bellissimo. Presenta su entrambi i lati questo disegno, insomma, questo design in resina della donna verde, o donna della foresta, insomma. Una figura molto selvatica. La base è questo bellissimo intreccio di radici o di rami, che fra l'altro il modo in cui si alternano ricorda molto le trame dei nodi celtici, quindi ci vado praticamente a nozze. Inoltre il bello di questo calice è che ha la coppetta estraibile, il che lo rende ottimo. Vedete? Si estrae la coppetta ed è perfetto per quando bisogna pulirlo, lavarlo. L'unico problema è che la coppetta non è saldamente ancorata, quindi se lo afferriamo con le due dita e lo lasciamo pendere, vedete? Viene subito via. Quindi è consigliabile quando lo prendiamo di afferrarlo con la sua base, altrimenti ci casca e va in mille pezzi. Però nonostante questo, insomma, è un bel prodotto, mi piace. Mi è arrivato giusto oggi con il corriere di Amazon e ci ha messo solo 2 giorni ad arrivare, quindi anche piuttosto rapido. Mi piace anche questo come l'uovo di Labradori te va dritto, dritto, dritto sul mio altare. E saremmo arrivati alla fine, però c'è un ultimo acquisto che devo farvi vedere. Per questo qui faccio una piccola premessa. Se siete vegani, se siete vegetariani, se siete animalisti o siete di stomaco debole e vi danno fastidio le parti di animali, mettete in pausa e chiudete qui il video. Perché non mi va di fare polemiche, insomma, oppure di essere tacciato di crudeltà e cose simili. Allora, per molto tempo sono stato alla ricerca di un paio di zampe di gallina. Voi direte che ci fai con le zampe di gallina? Studiando, studiando, eccole qua, ho scoperto che le zampe di gallina sono fantastiche come amuleti protettivi. Sono molto associate alla figura mitologica di Baba Yaga, con la quale mi sento molto in sintonia ultimamente. Quindi ho pensato no, devo averle. Ho fatto il giro delle macellerie, delle pollerie, degli allevamenti, di polli e uccelli, insomma, e nessuno le aveva, nessuno era disposto a vendermele, darmele. Stavo uscendo pazzo per questo motivo, perché leggevo online di gente che se le procura con una facilità incredibile, addirittura gratis, e quindi non capivo perché non dovessi essere capace di trovarle io. A quanto pare nella mia zona non funziona così. Quindi mi sono detto, vabbè, al diavolo le ordino online. Quindi sono costate qualcosina, più che altro per la spedizione. Però le ho avute e sono contentissimo perché sono proprio come le volevo io, con questa forma uncinata ad artiglio. Fra l'altro mi sono arrivate con ancora la pelle, perché questa parte qui è quella ossea e la pelle è ancora qui. Se si va a giocherellare con la pelle qui, viene via molto facilmente. Quindi non so se la toglierò oppure se la lascerò. Devo ancora vedere. Però intanto le ho avute finalmente e sono strafelice perché mi servivano e le desideravo. Scusate se ho fatto quella piccola premessa, però ci voleva perché con certe categorie di persone subito si arriva alle offese, allo scontro. E non mi andava, quindi ancora scusate. E questo era l'ultimissimo acquisto. Spero di avervi mostrato qualcosa di interessante, piacevole, di curioso. E mi piacerebbe vedere i vostri acquisti, se ne avete fatto qualcuno ultimamente.
E quindi se vi va, non esitate a fare un video risposta oppure a lasciarmi nei commenti qualcosa delle vostre ultime spese, insomma. Siamo a 20 minuti, direi anche troppo, quindi chiudiamo qui il video. Io vi saluto e spero di potervi sentire presto. Ciao.